Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e questa è la puntata che molti di voi stavano aspettando. Qui sfideremo la Lega Pokémon di Kalos. Esattamente. Speriamo di riuscire a vincere effettivamente perché abbiamo dei Pokémon, abbiamo una squadra un po' sbilanciata, in particolare come avete visto negli scorsi episodi il tipo elettro e il tipo folletto fanno parecchio male a questa squadra. Quindi speriamo di vincere. E questa è la nostra squadra per la Lega Pokémon di Kalos. Noivern a livello 51, Goodra a livello 51, Greninja a livello 51, Talonflame a livello 52, Hawlucha a livello 52 e l'immancabile Pikachu che ci portiamo dietro dall'inizio della nostra avventura, ormai 160 e passa episodi fa, Pikachu a livello 72. Andiamo quindi a sfidare la Lega Pokémon di Kalos. Nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash e della Lega Pokémon di Kalos, di guardare in descrizione perché ci sono dei servizi Amazon gratuiti che potete scegliere di prendere, per esempio Amazon Prime, Prime Student, Amazon Music, queste cose qui, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La Lega Pokémon di Kalos è questa e davanti alla Lega di Kalos c'è Clem, o meglio Lem con sua sorellina Clem, per l'ultima sfida con questo personaggio di Kalos. Lui, se non ricordo male, inizia con Bunnelby, il coniglio, giusto? Quindi perché non prenderci un po' di vantaggio e mettere direttamente davanti Hawlucha? Vai, salve, Clemon. Ti ho aspettato, Glacial. Fammi avere un'ultima battaglia con te prima che tu inizi la Lega Pokémon. Assolutamente sì, caro Lem. Eccolo qui, Clemon in inglese, che manda in campo effettivamente Bunnelby, ricordavo bene. Andiamo di Flank Press, dovrebbe one-shottarlo. Esattamente, e il primo Pokémon di Rem è andato. Ora Luxray, ecco Luxray, molto tosto. Manderà in campo Goodra. E vediamo cosa si riesce a fare con Goodra, E mi ha diminuito l'attacco, ma non è importante perché non andiamo di Sludge Bomb. Danno un po' di merda, Gli fa comunque quasi più danno lui. Andiamo di oltraggio, anche con l'attacco meno 1, non importa. Così almeno dovremmo riuscire a ucciderlo in due colpi, vediamo. No, è rimasto ad 1 HP e siamo rimasti confusi. Però fortunatamente si uccide da solo con il danno da contraccolpo. E ci permette forse di cambiare Pokémon. Vediamo, Perché in teoria ha finito di usare oltraggio. C'è Spin, sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo in campo Noivern. Contro Chespin. Andiamo di Air Slash. Super efficace. E fortunatamente almeno Chespin riesce a one-shottarlo. Ed infine Deden. Oddio Deden. Incubi. Flashback del Vietnam con Deden. Mandiamo Hawlucha. Se Hawlucha muore mando direttamente Pikachu, sappiatelo. Però è a livello 42 fortunatamente, quindi dovremmo essere più veloci, Poison Jab e addio. Ok, fortunatamente non era di livello alto. E abbiamo sconfitto di nuovo, e per l'ultima volta, Lem. Sei pronto? Beh, grazie Lem. Farò il tifo per te, Glacial, buona fortuna. Sì, buona fortuna, ci dice Bonnie. Perfetto, possiamo entrare direttamente nella Lega Pokémon dove ci sarà ormai la classica struttura che avete imparato a conoscere. Andiamo a registrarci qui per la Lumios Conference. Assolutamente sì. La tua prima battaglia sarà all'estrema sinistra. Ok, andiamo a dare una curata ai nostri Pokémon. Ecco qua. Perfetto. E parliamo un po' con queste persone, vediamo cosa dicono. È venuta qui per fare il tifo per Alain. È una sua amica. Ok. One guy spams Thunderbolt and my all flying team is defeated. Un ragazzo si mette a spammare fulmine e tutto il mio team di Pokémon di tipo volante è sconfitto. Forse ho bisogno di più opzioni. Sì, evidentemente. Non prenderla male. C'è sempre il prossimo anno. Ah, perché questo è da per scontato che abbiamo già perso. Ed ecco Sawyer. Questa sarà davvero divertente. Non vedo l'ora di vedere cosa ho imparato. Infatti sfideremo Sawyer in questa puntata di nuovo. O Sandro in italiano. Vinciamo, amico, partner. Questo con il suo iPhone mi sa che non andrà molto lontano.
Questa invece farà il tifo per il suo amico Trevor. Questa è la sua terza volta che prova la Lega. Non perderà, va bene, mi sa che perderai comunque. Dimentica di dire le battaglie, hai visto cosa vendono qui in giro? Assolutamente sì, infatti direi di comprare un po' di roba, ma non si può comprare roba perché? Attenzione, questo negozio è buggato. Avrebbe venduto, come potete vedere, Pokéball, Megaball, Ultra Ball, pozione, super pozione, iper pozione, pozione max, ricarica totale, revitalizzante, antidoto, antiparalizzante, sveglia, antiscottatura, antigelo, cura totale, fune di fuga, repellente, super repellente e repellente max. Però purtroppo è andata così, quindi ora taglio e ci rivediamo qui appena dopo aver sistemato appunto il bug, il crash di questo gioco. E rieccoci qui. Devo rifare la registrazione. Ho ribattuto di nuovo il buon Clem. E ovviamente non parlerò più con questo tipo. Come vedete, a mano che andiamo avanti nel gioco, le regioni sono sempre meno testate, le parti sono sempre meno testate e i bug sono ovviamente di più. Detto ciò, quindi iniziamo subito la Lega Pokémon. Salve! Top 64, vai! The best of luck to you. Dobbiamo scegliere tre Pokémon da mandare. Non so chi usi Ash, sinceramente, in questa parte del gioco, quindi andrò un po' a sensazione. Io Greninja lo butto sempre dentro, perché è il Pokémon più versatile che abbiamo. Poi userei Goodra, che non è male, e forse un bel Hawlucha. Dai, andiamo con questi tre. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Titus o Titus. Che manda in capo. Altaria? Figo. Figo Altaria. Fortunatamente noi abbiamo un bel Ice Beam. Super efficace. E il nostro Greninja diventerà Greninja Ash. Eccolo qua. Poi Chesnaught. Contro Chesnaught io lascerò Greninja. Proprio per tirargli un bel Ice Beam in faccia. Super efficace. Niente, speravo di poterlo uccidere, a dire la verità. Però mi sono beccato invece la Seed Bomb in faccia. Ci può stare, ci può stare. Allora, andiamo con Lucia. Posso dire che Chesnaught come Pokémon non mi piace? È troppo strano. Andiamo di acrobazia. C'è bella l'idea dell'armadillo, ma realizzato così è davvero troppo strano. Ed infine Crowdaunt. Crowdaunt è tipo acqua buio, se non sbaglio, quindi eccolo lì. Piccolino, tra l'altro, Crowdaunt. Una bella flying press, se la prende in faccia dovrebbe farsi parecchio male. Ok, crunch, ci fa poco niente e andiamo ancora di flying press. Fallisce, vi ricordo che ha il 95% di precisione questo attacco, quindi una volta ogni tanto è anche giusto che fallisca. E la prima sfida nella Lega Pokémon di Kalos l'abbiamo superata contro Titus. No, non così presto. Mi spiace, caro Titus, sei già stato eliminato. Ok, la nostra prossima battaglia sarà esattamente alla nostra destra. Andiamo a curarci Pokémon, volevo vedere se me li avessero curati automaticamente. Ma no, bisogna curarli ogni volta. Sapete che appunto le prime battaglie sono abbastanza facili, relativamente facili. 3 contro 3 e si va. Top 32, poi iniziano a essere quelle toste. What a shame it is to end here. Attenzione, questa si vergognerebbe di uscire qui e noi la faremo vergognare molto. Andrei ancora di Greninja, Goodra e Hawlucha. Però così, vabbè, è giusto, dai. Sono comunque debole contro il tipo folletto in questo caso, però, Non so se lei possa avere dei folletti. Ma andiamo Pikachu come terzo. Al posto di Hawlucha. E vediamo Carol cosa ha. Inizia con Gengar. Interessante Gengar. Andiamo di Extra Senso. Super efficace. Fa parecchio male. Siamo pure più veloci di Gengar. Figa questa cosa. Che ci ha abbassato la difesa speciale, ma noi andiamo a finire il Gengar di Carol con un altro extra senso e diventiamo di nuovo Greninja di Ash. Poi Sandslash, lasciamo Greninja assolutamente e andiamo di Surf. Questa è una lotta facilissima per Greninja. E chi manda poi Delphox? È lo starter di tipo fuoco, giusto? Mi spiace. Mi spiace Delphox, ti è andata male. Hai avuto un Greninja a forma Ash davanti. E niente, abbiamo fatto vergognare Carol. Ah, no, aspetta, cosa? Mi spiace Carol. Perfetto, la nostra prossima battaglia sarà esattamente a destra. Ci
ci avviciniamo alle battute finali della Lega Pokémon di Kalos. Abbiamo già sfidato due allenatori, ora tocca al terzo, siamo esattamente a metà. Top 16, vai. All the way from Viridian Forest, baby. Questo qua viene dal Bosco Smeraldo, il primo bosco Pokémon in assoluto dove c'erano solo Caterpie e Weedle e Pikachu, se eravate fortunati. E Pikachu. Allora, questo teoricamente dovrebbe avere dei folle, dei coleotteri, allora, credo. Quindi, Hawlucha, Greninja, come sempre, sì, a prescindere. E potrebbe essere la volta buona, no, andiamo comunque Gudra. Non sto per dire la volta buona di Talonflame, ma Talonflame è molto situazionale come Pokémon. Meglio Gudra che ci dà un po' più di copertura. Ecco Armaldo. Tipo coleottero roccia, se non sbaglio, coleottero acqua, qualcosa di questo tipo. Andiamo di acrobazia. Gli fa comunque un buon danno. Che botta Stone Edge. Mandiamo Greninja. E però che culo. Usiamo Surf. Super efficace. Dio Armaldo. Ci ha fatto una predict questo che non stava né in cielo né in terra. Cioè abbiamo usato Bug Bite su Switching di Greninja. Allora, Beedrill. Cambia un po'. Anzi. Non cambiamo Pokémon. Andiamo di Extra Senso che è super efficace. Si mega evolve, diventa mega Beedrill, azza. Ed è più veloce di noi, cacchio. Questa è tosta, ragazzi. Questa è tosta. Mandiamo Gudra. E andiamo di Flamethrower. Super efficace, buono. Il problema è che adesso lui ci ucciderà perché è più veloce di noi. Allora. Andiamo di Hyper Potion su Gudra. Vediamo un po' cosa fa lui. Brick Break. Sperando che non ci uccida, andiamo di Flamethrower. Ok, fortunatamente non ci ha uccisi, ci ha graziati. È anche vero che noi non stiamo combattendo con le Mega. Mentre loro sì. Galvantula. Cambiamo Pokémon. Mandiamo Hawlucha. Hawlucha dovrebbe essere più veloce di Galvantula, credo. E potremmo andare di Acrobazia. Però acrobazia non è super efficace, questo è vero. Questo è vero. Andiamo comunque di acrobazia. Vabbè, più veloce Galvantula, davvero? Ok. Andiamo a curarci un attimo il nostro Hawlucha. Eccoci qua. Per non rischiare di crepare, ci avrebbe ucciso. Sticky Web. Ok. Però noi andiamo a tirarlo giù con acrobazia. Come vedete le lotte iniziano ad essere toste. E siamo solo al terzo allenatore. Congratulazioni, la tua prossima battaglia sarà come sempre a destra. Ok, le lotte iniziano davvero ad essere toste. E mancano gli ultimi due allenatori che sono i più difficili. Vai, top 8. Let's give it everything. Ok, anche qui abbiamo da fare entrare in campo solo tre Pokémon. Manderei ancora loro tre. Anzi, di nuovo, togliamo Lucia, mandiamo Pikachu che è meglio. Vediamo un po', Astrid. Che manda in campo Pyroar. Ok, buono. Greninja capita a fagiolo. E andiamo di Surf. Addio Pyroar. E di nuovo Greninja forma Ash. Meowstic, lasciamo Greninja. E andiamo di Dark Pulse. Super efficace e addio Meowstic. Fortissimo Greninja. Ed infine Absol, tipo buio. Quindi cambiamo Pokémon. Anzi, lasciamo tranquillamente Greninja. E andiamo di Surf. Si mega evolve anche lui. Bello mega Absol, tra l'altro, molto figo. Mega Corno, fortunatamente ha missato. E andiamo ancora di Surf. Questa battaglia l'ha fatta completamente da solo Greninja. Evidentemente il Pokémon più forte di Ash. A Kalos, intendo. E ci manca l'ultima battaglia. L'ultimissima battaglia della Lega Pokémon di Kalos.
Ovviamente questo sarà un 6 contro 6, non un 3 contro 3, e vedremo chi dovremo sfidare. Molto probabilmente questo ragazzone qui, Sawyer. Allora, salviamo prima, perché potrebbe essere una lotta davvero tosta. Allora, lui inizierà con Sceptile, forse. Manderei davanti Holucha. E diamo il tutto per tutto. Queste sono le semifinali e le finali. Sei pronto? Assolutamente sì. Ed eccolo lì, Sawyer. Bene, Glacial, sembra che sia giunto il momento. Ti mostrerò tutto quello che ho imparato. Parte la musica, parte l'ultima sfida contro Sawyer. Proprio qui alla Lega Pokémon. Che manda in campo Slowking! Andiamo di Flank Press. Hammer Arm fortunatamente non ci fa molto. E diminuisce la sua velocità, buono. Ancora Flank Press. Lo sostituisce, va bene. Chi manda? Clowitzer. Tipo acqua. Cambiamo Pokémon anche noi. E contro il tipo acqua noi mandiamo Pikachu. Come vedete i suoi livelli sono più alti dei nostri. Hydro Pulsar ci ha fatto malissimo. Però noi andiamo di Thunder Punch. Dovremmo essere più veloci. Buono. Clowitzer l'abbiamo tirato giù. L'unico Pokémon che ha livello più alto dei suoi, nostro, è Pikachu. Holucha a livello 54. Sceptile. Rimandiamo in campo Holucha, direi. Oppure usiamo Noivern. Usiamo Noivern. Contro Sceptile. Vediamo cosa riesce a fare con Aerislash. Si mega evolve, lui sceglie di mega evolvere il suo Sceptile. Bellissimo tra l'altro il mega Sceptile. E usa Leaf Storm. Però il suo attacco speciale ora cala molto. Andiamo ancora di... Oz! Porco cane, Dragon Rush ci ha distrutto. Sarebbe Drago Bolide se non sbaglio. Andiamo di Talonflame allora. Talonflame e acrobazia. Ah no, era Dragon Claw, scusatemi. Perfetto. Talonflame ci ha assicurato la vittoria contro Sceptile. Anzi, Mega Sceptile. Perfetto. Ora tocca a Salamence. Greninja, è tutto tuo, Salamence. Vediamo un po' cosa si riesce a fare contro uno dei Pokémon più forti in assoluto. Che ha diminuito l'attacco, ma non conta perché noi andiamo di Ice Beam. Lui usa protezione, ok. Ancora Ice Beam. Minchia, disintegrato. Disintegrato Salamence. E grazie a questo. A questa kill abbiamo Ash Greninja. Slurpuff, però. Cambiamo Pokémon immediatamente contro Slurpuff. E mandiamo Talonflame. Perché Slurpuff o Slurpuff, come dir si voglia, con un colpo può one-shottare tranquillamente il nostro Greninja. Andiamo di acrobazia. Dovrebbe fare comunque un buon danno. Colpo critico, godo. Si è aumentato di molto la difesa. Vediamo quanto danno gli facciamo ora con acrobazia. Pochissimo. Però dovremmo comunque riuscire a tirarlo giù nel prossimo turno. Infatti. Abbiamo tirato giù anche Slurpuff. Infine, riecco Slowking. Anzi, Slaking, non Slow. Slowking è un altro Pokémon. Slaking. Andiamo di Flank Press di nuovo. No, ha fallito. Ah, Godo, ha fallito pure lui perché non l'abbiamo attaccato. Lui continua a sostituirlo, ok. E manda in campo Edge Slash. Non affetta il nostro attacco perché è tipo spettro. Tipo acciaio spettro lui. Quindi si cambia di nuovo Pokémon e si manderebbe Talonflame in teoria. Andiamo Greninja però, Talonflame ha troppo poca vita. King's Shield. Ok, ma ha fallito, godo. Andiamo di surf. Ah, cacchio. Andiamo di Dark Pulse. No, Dark Pulse no. Niente, tocca andare per forza di surf ancora. Però ora ha molta meno difesa, esattamente perché ha cambiato la sua forma. Godo. Muori. Ed infine Slowking di nuovo. Anzi, Slaking, non è sbagliare il nome. Continuo a sbagliare questo cavolo di nome. Andiamo di Howlucha.
E andiamo di Flying Press. Userà contrattacco? No, Hammer Arm, di nuovo. Questa volta però non puoi più sostituirlo. E ti tocca morire, perire, contro Ash. Ed anche l'ultimo Pokémon di Sawyer va KO. È stato semplicemente fantastico. Esattamente, grazie mille per tutto quello che mi hai insegnato, Glacial. O meglio, Ash. Continuerò a diventare sempre migliore. Congratulazioni per aver vinto il tuo quinto match. Your final battle will be right here. Attenzione, ci sarà un'ultima battaglia, la finale. Quella sì che sarà tosta, ragazzi. Abbiamo battuto Sawyer. Chi è che rimane ancora da battere, secondo voi? Andiamo a fare un piccolo save. E andiamo in campo. Queste sono le semifinali e le finali, sì. Eccolo lì, Alain. Di tutte le persone che avrei potuto sfidare in finale, sei arrivato proprio tu. Mostrami tutta la potenza che hai. Contro Alain sarà davvero tosta. Nell'anime ditemi, lui ha perso contro Alain? In finale? Ditemelo nei commenti. E questa musica? Ok, spero non abbia copyright sinceramente, perché mi darebbe fastidio se avesse copyright. E se avesse copyright lo toglierei. Toglierei la musica in questo momento. Allora, andiamo di Flying Press, sperando di essere più veloci. Sì, godo. Buono, buonissimo danno. Sgranocchio non mi fa molto, bene. La sabbia arriva, ok. Noi prendiamo danno e lui no. Andiamo ancora di Flank Press, buono. Il primo Pokémon di Alain a livello 57, tra l'altro un Tyranitar, manco dici un Pokémon di merda, un Tyranitar, è stato tirato giù. Poi vediamo un po' chi manda, eh. Allora, Unfeathant, tipo volante. Pikachu, è tutto tuo. Stavo pensando se mandare magari Greninja con gelo raggio, ma non conviene. Mandiamo Pikachu. Pokémon di quinta gen, Unfeathant, che si becca un bel Thunder Punch in faccia. Questo pollo, questo fagiano. E poi usa Sky Attack. Mi prepara a colpire, si prepara a colpirmi, anzi. Sky Attack io lo reggo molto volentieri, non c'è problema. Andiamo di Elettrococcola. E addio. Pikachu si prende dell'altro danno dalla tempesta. Charizard, Charizard è tosta. Anche perché il suo è Mega Charizard. Mega Charizard che diventerà Drago Fuoco. Quindi Gelo Raggio potrebbe fargli comunque relativamente male. Greninja non riuscirà comunque mai a batterlo. Però è l'unico Pokémon che possiamo mandare. A parte Pikachu. Mandiamo Greninja. Eccolo, lui lo farà Mega Evolvere. Diventerà di tipo ghiaccio. Di tipo drago. Noi useremo Ice Beam. Per forza. Eccolo qua. Charizard X. E diventa Charizard X. Mega Charizard X. A tuono pugno Mega Charizard X. Cacchio. Cacchio. Allora, mandiamo Pikachu. E andiamo di Electro Ball. Non gli facciamo niente, ragazzi. Tocca fare Elettrococcola per paralizzarlo. Iniziamo ad usare un po' di strategia, altrimenti qua non ne usciamo. Ok, poi mandiamo Gudra. E andiamo di oltraggio. Dovremmo essere più veloci grazie alla paralisi. Buon danno, assolutamente buon danno. Lui però comunque attacca, che culo, che non è rimasto paralizzato in due turni. A questo punto finiamolo con Talonflame. E andiamo di acrobazia. Ok, lui con il suo Mega Charizard ci ha tritato tre Pokémon praticamente. Metagross. Ma andiamo con Lucia. Siamo 3-3 per ora, però lui è in vantaggio. Andiamo di Flank Press.
Non gli facciamo molto danno, perché è metallo psico lui, giusto? Acciaio psico. Dannato. E si è aumentato l'attacco, mannaggia. Questa è pessima. Andiamo di flame charge. Un po' di danno gliel'abbiamo fatto. A rock slide lui, cacchio. Certo che bisogna essere proprio infami per mettere un Metagross così alla fine, eh. È davvero tosto. Allora, andiamo nei rimedi, andiamo nei max revive, anzi revita l'erbe già che ci siamo, e chi facciamo tornare su? Contro Metagross? Greninja. Però non ha molto senso nemmeno Greninja, della verità. Dark Pulse quanto gli fa? Buono. Buono, buono, buono. Greninja ora dovrebbe riuscire a tirarlo giù in teoria. Con Dark Pulse. Buono. C'è rimasto solo Greninja, ragazze. Anzi, c'è rimasto solo Greninja forma Ash. B-Sharp. Cacchio. Devo resuscitare qualcun altro. Contro B-Sharp, che è di tipo buio acciaio, se non sbaglio. Acciaio buio. Tocca usare Polucia. Iron Head, va bene. Sfruttiamo questo turno che abbiamo guadagnato per resuscitare anche qualcun altro. Ovvero Gudra. Ghigliottina, godo che ha missato. Puniamo questo suo miss per resuscitare anche Pikachu. Focus Blast. E ha mancato anche quell'attacco. Puniamo tutti questi suoi miss e resuscitiamoci la squadra praticamente. Ghigliottina, questa volta è andato a segno. One hit KO, va bene. Greninja è stato comunque assolutamente indispensabile e fantastico per questa parte. Ma andiamo ora a Hawlucha, che con Flying Press mi aspetto che stiamo dando 4 per lo one shot. Dai, gli ha fatto davvero così poco. Flying Press di nuovo. Ok, Weavile, tipo ghiaccio. Cacchio. Fino alla fine è un dito in quel posto questo tipo, eh. Me lo uccideranno, non attaccheremo mai per primi, infatti. Ok, tipo ghiaccio lui, eh. Ma andiamo subito Pikachu. E andiamo di elettrococcola. Togliamogli la velocità, che è una delle cose fondamentali che ha quel Pokémon. E poi andiamo di Brick Break, super efficace. Bene così. E chi se non Pikachu poteva finire l'ultima battaglia della Lega Pokémon di Kalos e sconfiggere Alain? È già davvero finito? Sì. L'hai sentito? Ma c'è qualcosa che sta avvenendo di fuori. People of Kalos, sta parlando Lysandre o Lysandre, persone di Kalos. Ascoltate bene, il mio nome è Lysandre, il capo del Team Flare. As of now, this region belongs to me. Da ora in poi, questa regione appartiene a me. Provate a combattere e sarete schiacciati. Rilassatevi e aspettate che il mondo sia distrutto. Questo è tutto. Non posso crederci che stia facendo questo. Devo fermarlo subito. Ah, ma Lysandre è maschio? Pensavo fosse femmina come nome di Sandra. Ok. A questo punto, ragazzi, abbiamo completato la Lega Pokémon. E tocca salvare il mondo, letteralmente, ragazzi. Tocca salvare il mondo. Guardate quante reclute ci sono del Team Flare pronte a fare esplodere il pianeta. Però questo lo faremo nel prossimo episodio. Questo era dedicato alla Lega di Kalos. L'abbiamo affrontata, completata e vinta. Io vi ringrazio per aver seguito quindi questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere qual è la vostra parte preferita della Lega di Kalos dell'anime e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che guardare in descrizione per tutti i link interessanti che vi posso mettere e vedere se c'è qualcosa che attira il vostro interesse. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!